porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Insegnare il dialetto nelle scuole è una proposta lanciata per la prima volta nel lontano 2009 dalla Lega Nord che ancora oggi fa discutere. Per qualcuno sarebbe una scelta saggia che servirebbe a conservare le tradizioni linguistiche e legare la scuola al proprio territorio, mentre per altri sarebbe un grave errore. Lei cosa ne pensa? Sarebbe favorevole o contrario? Io sono favorevole per l'appunto che ha fatto all'inizio, nel senso che comunque mantenere anche una conoscenza del dialetto locale sarebbe comunque mantenere vive accese le tradizioni del posto. Credo che comunque conservare i dialetti e le usanze di un territorio non sia nulla di sbagliato, anzi sia una volontà della popolazione stessa di conservare il proprio passato, il loro trascorso. Anche se l'insegnamento del dialetto dovesse togliere delle ore alle altre discipline letterarie? No, chiaramente questo no. Questo sarebbe giusto se rientrasse in un contesto nel quale questa cosa si andrebbe ad amalgamare con le ore di scuola e altre programmazioni scolastiche che man mano vengono fruite dagli studenti. Quindi in tutti gli indirizzi? In tutti gli indirizzi, sì. O anche, perché no, una cosa facoltativa, nel senso che se si raggiunge un numero chiuso di studenti che possono essere interessati a una cosa di questo tipo, si possono programmare anche delle ore specifiche apposite per questo gruppo di studenti nell'arco scolastico, dove possono comunque approfondire il dialetto del posto, le origini e la storia comunque della città dove abitano o comunque perlomeno dove studiano. Favorevole come attività extracurriculare? Non facente parte effettivamente del piano di studi, ma facoltativa. Esatto, sì. C'è chi dice i ragazzi fanno fatica a imparare l'italiano, figuriamoci se li mettiamo anche il dialetto. Beh, sicuramente fatto in modo divertente, sono sicura che tutti possano impararlo in modo molto più facile, sia il dialetto che l'italiano. Perché trovi che sia importante comunque dare una scelta, una possibilità ai ragazzi di studiarlo? Perché c'è comunque chi vuole studiarlo e ha la possibilità di farlo e chi magari è meno interessato quindi ha la possibilità di scegliere di non farlo. A cosa può servire oggi studiare il dialetto? A rientrare un po' in contatto con le proprie origini, quindi avere una conoscenza di base di una forma che magari prima esisteva in un modo quotidiano che adesso non esiste più. A me è difficile rispondere perché non sono italiana, sono straniera, ma come prima ho lavorato il mio paese insegnante, allora secondo me devono imparare proprio lingua giusta, lingua letteratura, non dialetto, perché tante regioni e devono comunicarsi come una lingua, non parlare tutti i dialetti diversi, come possiamo capirsi anche tra stranieri, tra italiani, fare questa comunicazione dobbiamo... Sì, lei dice se ognuno parlasse il suo dialetto nessuno si capirebbe più, insomma, ci capiremmo soltanto nella nostra... Dialetto, lei parla il suo dialetto, come dobbiamo capirci? Dobbiamo parlare lingua italiana, precisa, bella. Mi pare che Dante ha detto che una lingua molto gentile si parla di lingua italiana. Non sicura che ha detto queste parole Dante, ma secondo me proprio lui ha detto che è una lingua molto gentile. Piace anche parlare italiano e secondo me è una lingua bella. C'è chi dice che imparare il dialetto, comunque preservarne la conoscenza, serve anche per mantenere la tradizione di ogni paese. Magari avete ragione, sì, tradizione dobbiamo guardare, dobbiamo tenere, il nostro dovere tenere tradizione, ma a scuola dobbiamo parlare italiano.